Salve a tutti, ciao, piccolo cambio di location, però vedo già che la luce fa un tantino schifo, perciò non credo che rifarò video qui su questo tavolo perché ormai mi sono già reso conto di quanto faccia schifo, però vabbè ormai mi trovo qua, perciò lo faccio qui per questa volta, però credo che tornerò ai miei video soliti. Dunque, allora, primo video di collaborazione, e questo video di collaborazione è appunto in collaborazione con Sebastiano. Dunque, vi spiego un attimino la collaborazione, in cosa consiste. È semplicissimo, praticamente io e lui ci impegniamo in un arco di tempo non definito perché non è, questa collaborazione non ha limiti precisi e rigidi, ma è appunto principalmente ogni 2-3 mesi io e lui ci impegniamo a leggere un libro, lo stesso libro, affinché voi possiate avere non solo la mia impressione, le mie opinioni, ma anche le sue. Quindi, nell'ambito del libro di cui vi parleremo, possiate avere una visione un po' più ampia, perché appunto non avrete soltanto le mie impressioni, ma anche le sue. E quindi è sempre meglio ascoltare due pareri diversi, di due persone diverse con gusti differenti, che uno solo. E quindi praticamente ogni tot di mesi, che possono andare dai 2 ai 3, massimo proprio 4, ci impegniamo appunto a leggere gli stessi libri. E appunto parlarle lui con un video sul suo canale e io con un video nel mio canale. Questo è appunto il primo video che facciamo in base a questa collaborazione e il primo libro l'ho scelto io, poi ovviamente il secondo lo sceglierà lui e così via. E questo primo video appunto è registrato oggi che siamo a luglio, quindi il secondo arriverà intorno a settembre, ottobre più o meno, come tempistica. Il primo video appunto tratta di questo libro qui, che è 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Dunque, varie discussioni sul titolo, poiché 10 piccoli indiani è una traduzione italiana e puramente gestita dal traduttore, in quanto vi sono stati dei casini, chiamiamoli casini, sul titolo originale, che è Ten Little Niggers, ovvero 10 piccoli negretti. Solo che appunto il termine negretto è un tantino dispregiativo nei confronti delle persone di colore e quindi hanno cambiato il titolo in 10 piccoli indiani. Cosa che secondo me ci sta, perciò io sono d'accordo con questa traduzione, secondo me il titolo 10 piccoli indiani ci può stare. Però comunque non diffidate dalla parola indiani, non è niente di, non c'è niente di, tra virgolette, indiano nella trama. E quindi il titolo già ha avuto dei problemi, però comunque è stato risolto perché appunto Ten Little Niggers non era un titolo propriamente adatto per un libro, essendo che per ragioni di razzismo, di uguaglianza, poteva sembrare offensivo nei confronti delle persone di colore. Tuttavia è stato cambiato, nelle varie edizioni sono stati apportati cambiamenti. E quindi adesso il libro è conosciuto con questo titolo che secondo me è abbastanza corretto. Ovviamente in confronto ad altri titoli che sono stati tradotti con i piedi, questo mi sembra tradotto bene, cioè abbastanza con la testa. Dunque vi dico subito la trama perché la trama è essenziale, altrimenti non riesco poi a parlarvi degli altri punti di cui voglio parlare di questo libro. Praticamente la storia si apre con 10 persone che ricevono o inviti di lavoro o proposte di vacanza da parte di gente che conoscono o meno, e praticamente sotto questi inviti, sotto queste proposte, sono costretti a recarsi in un'isola, Nigger Island per l'appunto, che è un'isola che praticamente si trova distaccata dalla costa e è raggiungibile soltanto tramite nave, cioè tramite imbarcazione. La corrente è molto forte e quindi è impossibile raggiungere l'isola a nuoto oppure appunto andare dall'isola alla terraferma se non tramite imbarcazione, nave, zattera, qualsiasi cosa, però comunque a nuoto è impossibile. Si ritrovano appunto chiamati in quest'isola che prima apparteneva a un magnate, a un milionario e poi è stata venduta. E appunto tutti vengono con una scusa o con un'altra costretti, cioè ci vanno per loro iniziativa, però comunque vengono attirati in quest'isola. 10 persone che non si conoscono vengono appunto attirate in quest'isola e scoprono che il proprietario o comunque chi
aveva mandato l'invito o gli aveva fatto la proposta di andare sull'isola, non c'è. Quindi dopo scoprono che appunto sono stati chiamati tutti da un'unica persona, oddio, si firma U.N.Owen, che tramite appunto il suono inglese va a formare la parola unknown, che sarebbe sconosciuto. Quindi si trovano a capire che sono stati chiamati tutti da una persona che non è conosciuta e che si è spacciata per gente che loro conoscevano o meno, o comunque li ha attirati lì in malo modo. Tutti quindi si ritrovano là senza più un apparente motivo, perché appunto erano stati chiamati o per ragioni di lavoro, per vacanza, da persone che conoscevano, e quindi, essendo che adesso sono stati chiamati da una persona sconosciuta, dicono: ma noi qua che ci facciamo? Bene, la prima sera lo scoprono. E c'è un grammofono che emette un suono all'interno della casa, perché su quest'isola c'è una casa dove loro alloggiano, e emette questo suono e praticamente accusa, la voce emessa dal grammofono, accusa tutti i partecipanti, quindi tutti e 10 le persone che sono confinate su quest'isola, che loro sono degli assassini, che hanno commesso degli omicidi in passato e quindi dovevano essere giudicati per questo. E inoltre, nelle camere in cui alloggiano all'interno di questa casa su Nigger Island, trovano una poesia che è appunto Ten Little Niggers, 10 piccoli negretti, e parla di 10 piccoli negretti che uno dopo l'altro muoiono in circostanze diverse, però uno dopo l'altro alla fine muoiono e non ne resta più nessuno. E proprio come questa poesia, iniziano a morire le 10 persone che sono presenti sull'isola. E nelle stesse identiche modalità in cui muoiono i negretti della poesia. Quindi appunto il titolo Ten Little Niggers deriva proprio da questa poesia. E queste persone iniziano a crepare una dopo l'altra, fino appunto ad arrivare alla conclusione in cui ci sarà la risoluzione del mistero e si chiarirà tutto. E non vi ho parlato del libro. Allora, il libro è questa edizione Oscar Mondadori, Classici Gialli, narrativa. E la mia edizione costa 8,50 euro e ha 176 pagine. Dunque, l'ambientazione mi è piaciuta, quest'isola così sconfinata, quest'isola misteriosa in cui appunto tutte le persone vengono rinchiuse e da cui non possono scappare, è un qualcosa di originale. Mi ha dato un po' l'impressione dell'isola dei famosi, 10 persone che non si conoscono vengono scappate su un'isola dove non possono scappare e si ritrovano a convivere. Mi ha dato un po' così l'impressione dell'isola dei famosi, però siccome il romanzo è stato scritto nel 1939, se non sbaglio, comunque era una cosa originale. E quindi già un punto a favore. Originale anche il fatto che all'interno del libro, come ogni giallo che si rispetti, a differenza di ogni giallo che si rispetti, non vi è la figura del detective. Quindi le 10 persone presenti sull'isola si troveranno ad indagare. E si ritroveranno ad indagare questi omicidi per cavoli loro. Ognuno sospetterà di tutti, ognuno avrà le proprie idee, prove e le proprie constatazioni, ma nessuno effettivamente si metterà in mezzo come detective ad indagare. Ognuno avrà le sue idee, penserà per fatti suoi, perciò manca la figura del detective vera e propria che caratterizza i gialli, in fin dei conti. E anche questo era un fatto originale all'epoca. Quindi anche questo era una cosa ideata dalla Christie che ha voluto sperimentare. E gli è riuscita, secondo me. Poi un'altra cosa di cui volevo parlarvi è il fatto che in questa edizione, a parte i vari capitoli del libro, della storia in sé per sé, alla fine c'è un epilogo e poi c'è in aggiunta un manoscritto che praticamente prosegue la conclusione della storia, fino poi ad arrivare alla postfazione. Ora, la postfazione, se volete, la potete anche saltare. Però riguardo questa edizione, io vi consiglio caldamente di non leggere il manoscritto che c'è alla fine,
Perché appunto io ho visto che c'era l'epilogo, pensavo che la storia finisse lì e poi ho visto questo manoscritto. Ho detto, ma che cavolo è questo manoscritto? Perché la storia di solito finisce all'epilogo, questo manoscritto che cos'è? Lo devo leggere o non lo devo leggere? E come un deficiente sono andato a vedere un attimino cos'era e mi sono quasi spoilerato tutto il libro. Per fortuna mi sono fermato in tempo e non l'ho fatto, però ho rischiato di brutto. Quindi se avete questa edizione, il manoscritto che vedete alla fine è da leggere. Perciò il libro conclude precisamente a pagina 176. Andate tranquilli e non spoileratevi il finale come me. Io purtroppo ho la mania di andare a vedere a che pagina finisce il libro. Spesso mi rovino i libri perché leggo l'ultima frase e in questo caso rischio di spoilerarmi appunto il finale perché sono andato a cercare di capire cos'era questo manoscritto che c'era alla fine del libro. Però va bene, piccoli dettagli. Andiamo avanti. È uno stile pericoloso quello che userà Christie, secondo me. Perché appunto, man mano le persone iniziano a morire secondo la filastrocca dei Negretti. Quindi, tu lettore, sai già cosa ti devi aspettare. Sai già che man mano i personaggi moriranno, sai come moriranno. Quindi la Christie, ti rivela tramite la poesia tutto ciò che poi alla fine troverà nel libro. Ti dice il quinto negretto muore così, il quarto muore così, il sesto muore così. E allora tu già sai come moriranno, sai che comunque moriranno pian piano tutti. Non vi dico se muoiono effettivamente tutti o meno, lo scoprirete voi dal libro, però comunque gli omicidi si basano sulla tipologia di morti che sono presenti in questa poesia. E quindi poi diventa scontato. Tu vedi che una persona muore, però sapevi già che sarebbe morta in quel modo perché appunto la Christie te l'aveva detto prima, con la rivelazione di quella poesia all'inizio del libro. Quindi secondo me è uno stile pericoloso perché originale quanto vuoi, ma va a rivelarti troppo della trama che troverai in seguito. È un ottimo giallo da spiaggia, visto che siamo in tema d'estate, fa caldo, è un classico giallo da sotto l'ombrellone, bello, leggero, che si legge così in un soffio e secondo me ci sta. Se cercate un giallo da leggere sotto l'ombrellone o qualcosa di leggero, così, per passare il tempo, questo libro secondo me è ottimo. Il finale anche l'ho trovato inaspettato, ovviamente, perché per il tipo di romanzo, cioè il tipo di giallo che è. Ci sta un finale inaspettato, infatti il finale mi ha convinto abbastanza e ho rischiato di spoilerarmelo, ripeto, per il motivo di prima, però non ci sono riuscito e quindi me lo sono goduto il finale e devo dire che mi ha preso. Lo stile è il punto forte secondo me. È uno stile claustrofobico asfissiante perché appunto la Christie va a descrivere e tutti quei meccanismi che scattano all'interno di una persona quando si ritrova a contatto con persone sconosciute in un ambiente chiuso dal quale non può scappare, e in caso di vita o di morte, quindi va a tratteggiare tutti quei comportamenti in un certo senso animaleschi, perché l'uomo si ritrova a dover sopravvivere, quindi a ricorrere al suo senso di sopravvivenza, al suo istinto, e quindi è uno stile abbastanza claustrofobico, inquietante a volte. E che tiene incollati bene o male. Infatti, secondo me, è questo il punto di forza del libro, che va a trattare un qualcosa di innovativo per l'appunto questa situazione in cui si trovano i protagonisti e riesce a descriverla bene. Riesce a incollare il lettore al libro perché ovviamente vuole sapere come va a finire, come ogni giallo, e lo fa in maniera abbastanza accattivante. È un semplice giallo alla fine, cioè un giallo come tutti gli altri in cui ci sono gli omicidi, bisogna arrivare alla fine, alla conclusione, a capire chi è l'assassino. Il libro giallo non è il mio genere preferito, perché appunto inizia con l'assassino, poi durante la trama non ci sono tutti questi grandi colpi di scena, sino ad arrivare poi alla fine in cui c'è il colpo di scena finale perché si scopre la metodica che ha usato l'assassino per uccidere la vittima o comunque si scopre l'assassino. Perciò poi nell'intermezzo tra l'inizio e la fine c'è quell'avvallamento della trama che il romanzo giallo ha come caratteristica. Perciò
I romanzi gialli non mi piacciono più di tanto, però questo qui, bene o male, appunto con questo stile che è asfissiante e claustrofobico, riesce a reggere lo stesso. E non mi ha dato tanti problemi di noia o altro, anzi assolutamente, è stato abbastanza, una lettura abbastanza piacevole. Oddio, non è uno di quei libroni lunghi, giganteschi, abbastanza corto. Non è uno di quei libri dove ti affezioni ai personaggi, provi emozioni forti, è più che altro un intrattenimento. Un intrattenimento e è un tocco di originalità da parte dell'autrice. Perché l'autrice, secondo me, in questo libro ha voluto sperimentare un sacco di cose innovative per il suo tempo e ci è riuscita. Però ovviamente poi non si è soffermata su altri tratti che un libro, secondo me, deve avere. Però è andato, cioè è promosso come libro. Un 7 su 10 ci sta tutto. Mi è piaciuto, ve lo consiglio assolutamente, è una lettura leggera, piacevole, un giallo come tutti, però in questo caso appunto ci sono tratti innovativi e molto originali. E niente, queste sono più o meno le mie impressioni su questo libro. Vi rimando quindi al prossimo video. Al prossimo video collaborazione anche con Sebastiano. E niente, alla prossima. Ciao.